Le immagini e le testimonianze del sisma che sconvolse il Friuli e il percorso originale di ricostruzione che divenne esempio per tutto il paese rivivono nel documentario Resuri 1976-2016, 40 anni dal terremoto del Friuli, documentario presentato in anteprima a Montecitorio alla presenza della Presidente della Camera Laura Boldrini, della Presidente del Friuli Venezia Giulia Deborah Serracchiani, di Giuseppe Zamberletti, allora commissario straordinario per il terremoto, e di Diego Carpenedo, assessore regionale all'epoca della ricostruzione. Resuri 1976-2016 è un lavoro di rilettura di quei mesi terribili segnati da lutti e da una difficile ma orgogliosa riscossa, con anche le famose riprese girate a spalla con una 35 mm da Giulio Mauri e i reportage in bianco e nero della RAI che ritrassero scene di distruzione e di disperazione. Prendendo le mosse dal libro Con le sole mani di Aldo Barbina, tutti i materiali filmici e audio vengono ritessuti e plasmati in una trama narrativa affidata alla voce guida dell'attore friulano Massimo Somaglino. Il racconto muove dai giorni dell'emergenza con i protagonisti della mobilitazione, vigili del fuoco, alpini, radioamatori, sindaci, per proseguire con le fasi della ricostruzione che vide in prima linea le figure dei presidenti della regione di allora, da Antonio Comelli ad Adriano Biasutti. Il documentario diventerà patrimonio dell'intera comunità regionale. Il DVD sarà a disposizione a titolo gratuito per scuole, associazioni, biblioteche ed enti. Ed anche il Quirinale rende omaggio alla ricostruzione e a quel modello Friuli di gestione dell'emergenza e dei lavori di rifacimento completo di paesi distrutti dal terremoto, con la visita ufficiale in Friuli venerdì 6 maggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sarà prima a Gemone e Venzone, quindi a Udine, in occasione della data simbolo dell'Orcolat il 6 maggio e dei 40 anni dal sisma. Mattarella arriverà all'aeroporto di Ronchi attorno alle 10:15 e dallo scalo friulano si trasferirà a Gemona, dove è atteso prima in cimitero, dove deporrà una corona alla memoria delle vittime del sisma, e poi nella loggia del municipio, luogo dal quale partirà la sua visita ufficiale. Attorno alle 11:15 il presidente si sposterà di pochi chilometri per raggiungere un altro simbolo del terremoto e della successiva ricostruzione, Venzone. Qui, partendo dal municipio, visiterà il museo del terremoto e, come a Gemona, si recherà in Duomo. Alle 15:30, nella sede della regione del capoluogo, assisterà alla seduta straordinaria del Consiglio e alle 16:30, infine, sarà in comune, dove visiterà un'altra mostra allestita in loggia del Lionello.